La collaborazione con Marco Giallini e Valerio Massandrea nasce alcuni anni fa. In realtà con Valerio è molto vecchia, perché io feci 10 anni fa il primo film con lui. Poi ci siamo un po' persi e adesso ci siamo ritrovati. Sono, secondo me, due attori straordinari che hanno come caratteristica fondamentale una umanità incredibile. Però sono molto diversi tra di loro. Marco è un attore istintivo, lavora molto con la pancia, è un uomo che nella sua vita ha sofferto molto e secondo me quel tipo di umanità la riesce a dare solo quando hai sofferto molto, quando hai provato tante esperienze diverse nella sua vita. Marco nasce facendo dei lavori umili, ha fatto tantissimi lavori, ha cominciato con il teatro, poi è passato alla televisione, poi al cinema, ma ha fatto una lunghissima gavetta. You know what I mean with gavetta? Is a long period before I became famous. Ha lavorato duro e la notorietà, la fama è arrivata molto tardi. Lui se l'è veramente conquistata, ha veramente lottato per diventare un attore famoso. E io lo uso spesso perché Marco riesce a mettere insieme due componenti fondamentali per i miei film: l'ironia, il divertimento, is very funny, e l'umanità, la verità, il dolore, l'emozione. E queste due cose, quando si uniscono, diventano fantastiche. E Valerio ha un percorso simile, ma non del tutto. Valerio è un attore straordinario perché è in grado di lavorare togliendo, arrivando all'essenza della recitazione, all'essenza del personaggio. Lui non è mai overacting, lui è sempre controllato e riesce a comunicare con piccolissimi gesti. Per questo motivo l'ho scelto per The Place, perché mi serviva quasi uno specchio rispetto a questi 10 attori. Qualcuno che riuscisse ad emozionare semplicemente dicendo una parola, o con uno sguardo, o con un piccolo movimento, o con un gesto. E Valerio nella minimalist acting is number one in Italy for me. Loro due messi insieme è fantastico, perché hai tutte le sfumature delle emozioni che puoi dare in una scena. Hai ironia, divertimento, leggerezza, passione, umanità, si completano, ecco. Mi piacerebbe una volta fare un film solo con loro due.